Avrà un impatto economico da 200 milioni di euro sulla sola Umbria, la nuova politica agricola comunitaria della quale si è discusso l'altro ieri al centro fieristico Umbria Fiere di Bastia Umbra nel convegno organizzato dalla Coldiretti regionale. Una delle prossime priorità, secondo Agabiti, presidente Coldiretti Umbria, sarà quella di definire al più presto la figura di agricoltore attivo per garantire l'effettiva attenzione della politica agricola a chi lavora e vive di agricoltura. 600 gli imprenditori del settore presenti, attenzione comprensibilmente alta sull'argomento, visto che la riforma comunitaria porterà grande flusso di denaro e riforme importanti per il settore. Direttore, un incontro molto importante, quello di oggi, si parla di una programmazione che arriverà fino al 2020, dunque perché convocare l'incontro di oggi e su quali temi focali verterà il convegno? Con la riforma della PAC noi vogliamo dare un segnale forte alla nostra agricoltura come Coldiretti per dare coerenza al progetto di una filiera tutta agricola e tutta italiana. E in questo incontro di questo pomeriggio, alla presenza anche del direttore generale del Ministero dell'Agricoltura e del nostro presidente regionale, ma dell'assessore Cecchini, per non parlare della presenza di una nostra rappresentante a Bruxelles e del professor Frascarelli che insieme con il CESAR organizziamo questo incontro per fare il punto dello stato dell'arte della nuova programmazione che da una parte va verso i premi diretti e dalla parte verso i piani di sviluppo rurale. Momento molto importante perché da questo momento si ha una programmazione effettiva e un riscontro con le nostre imprese. Cosa aspetta l'Umbria? Ma chiaramente questo incontro è volto ad analizzare le prospettive e le opportunità che la nuova PAC può dare alle imprese italiane e in particolare alle imprese umbre. Chiaramente il lavoro che Coldiretti sta facendo è quello di accompagnare le imprese al mercato perché riteniamo che il reddito debba arrivare dal mercato. È chiaro che lo strumento della politica agricola comunitaria può influire molto su questo, in maniera positiva o meno positiva. Chiaramente il nostro intento, il nostro sforzo è far sì che ogni centesimo della politica agricola comunitaria possa appunto fare questo miracolo di accompagnare le imprese verso il mercato, verso il consumatore, accorciando le filiere, rimodulandole nel caso in cui si passi anche per la grande distribuzione o con rapporti come ad esempio per il tabacco con le grandi multinazionali, ma facendo sempre sì che filiere più corte possano portare un vantaggio per il consumatore finale e anche un vantaggio per l'agricoltore che può avere il reddito sufficiente per poter mandare avanti l'impresa, crescere, investire, dare occupazione e dare prospettiva di futuro non solo per la propria azienda agricola ma per lo sviluppo complessivo dell'economia della regione. Dottor Frascarelli, entriamo un po' nel tecnico dell'incontro di oggi perché la sua relazione è incentrata sui pagamenti diretti e la domanda unica per questo arco che riguarda il 2014-2020. Su questo quali indicazioni dare? Beh, innanzitutto che dal 2014 cambia tutto il sostegno per gli agricoltori, anzi per essere precisi il 2014 sarà un anno transitorio, ancora gli agricoltori riceveranno i pagamenti diretti, gli aiuti, quelli che normalmente chiamano i contributi comunitari con le regole vecchie, ma dal 1 gennaio 2015 ci sarà un nuovo sistema, l'agricoltore riceverà nuovi titoli all'aiuto, gli agricoltori sanno, conoscono bene questo termine, con proprio la domanda unica del 2015 e questa domanda sarà molto importante perché definirà poi il loro sostegno fino al 2020. Quindi che cosa stiamo facendo oggi a questo convegno? Stiamo dando l'informazione giusta agli agricoltori perché nei prossimi 2 anni si devono preparare a affrontare la PAC per i prossimi 7 anni. Dottor Frascarelli, in tutto questo quanti soldi arriveranno per la nostra Umbria? Per la nostra agricoltura umbria arriveranno oltre 200 milioni di euro l'anno, precisamente circa 90-100 sul cosiddetto primo pilastro, cioè sugli aiuti che vanno direttamente nel conto corrente degli agricoltori e poi circa 120 milioni l'anno sul piano di sviluppo rurale. Dal Ministero il dottor Blasi, Dipartimento delle Politiche Europee Internazionali e dello Sviluppo Rurale. Oggi dottor Blasi parla di scelte nazionali, ci chiediamo in che modo queste scelte influiranno anche nella nostra Umbria. Le scelte nazionali incidono sempre a livello regionale. La partita è molto importante perché stiamo entrando nel vivo del dibattito con tutte le regioni e con tutte le categorie interessate. Abbiamo da gestire un processo decisionale molto delicato perché le scelte che faremo adesso incideranno sull'attività imprenditoriale dei prossimi 7 anni.
Quindi nel giro dei prossimi 4-5 mesi dovremo affrontare questo pacchetto di interventi e di decisioni che sono strategiche per il futuro dell'agricoltura italiana. In particolare il 2014 è un anno cruciale nel quale molto cambierà. Quali sono i cambiamenti principali che possiamo anticipare a chi sta ascoltando? Diciamo che io in questo momento non posso anticipare granché perché siamo nel vivo delle trattative, quindi siccome di decisioni ancora non sono state prese non posso anticipare granché. Diciamo che entreremo nei temi che incidono sulle scelte, però bisogna considerare anche il fatto che il 2014 non sarà un anno particolarmente rilevante perché vedremo l'impatto delle scelte, perché anche a livello comunitario il 2014 è considerato un anno di transizione, quindi noi cercheremo di costruire questo processo decisionale sapendo che nel 2014, soprattutto per il primo pilastro della PAC, avremo un anno in più di transizione per prepararci a quella che sarà la PAC del 2015-2020.